Signori miei, è uscito un nuovo trailer su Pokémon Sole e Pokémon Luna e sono stati annunciati 4 nuovi Pokémon. E oh mio Dio, sono disperato perché hanno annunciato il castello di sabbia che io odio. Ma comunque, iniziamo subito dal primo Pokémon, ossia Crowbrawler, questo Pokémon che è stato rivelato al mondiale di Pokémon. Allora, è un granchio e fino a lì c'eravamo. È viola, c'ha dei colori un po' strani effettivamente. Viola con del blu e un giallino spento. Cioè, allora, il Pokémon non è brutto in sé, però i colori potevano essere fatti meglio. E poi, sinceramente, non capisco perché fargli quell'occhio semichiuso, sembra che abbia preso un pugno in faccia. Ma comunque, la cosa interessante è che, pur essendo un granchio, non è di tipo acqua, bensì è di tipo lotta. E come abilità avrà Hypercutter e Iron Fist. Iron Fist sarà probabilmente quella più utilizzata in quanto potenzia le mosse che hanno come base i pugni. Quindi pugno rapido, tuono pugno, fuoco pugno, gelo pugno, zuffa. E tra l'altro sì, questo Pokémon sa usare zuffa e non è per nulla male. Poi sono finalmente, fra tante virgolette, vabbè, stati rivelati Sandygast e Palossand, i due castelli di sabbia, uno l'evoluzione rispettiva dell'altro. Di Sandygast, il Pokémon base, sappiamo che è di tipo spettro terra e che conosce la mossa sabbia tomba, o almeno quella che sembra sabbia tomba. E boh, che dire, continua a non convincermi, sinceramente. Poi quella paletta in testa, forse se gli avessero tolto la paletta sarebbe stato ancora accettabile per quanto riguarda i miei gusti, però così veramente non mi piace per nulla. E poi abbiamo Palossand, la sua evoluzione, che secondo me è ancora più brutta perché la trovo troppo dettagliata e poco Pokémon, nel senso, se già la base almeno aveva degli occhi, qua faccio fatica a trovargli gli occhi, sì, riesco a vederli appena appena, ma comunque non mi entusiasma per nulla. Di questo Pokémon sappiamo che può utilizzare palla ombra ed è dello stesso tipo della pre-evoluzione. Quindi, insomma, annunciati ufficialmente questi due Pokémon. Ditemi cosa ne pensate, perché so che ad alcuni piacciono. A me, sinceramente, non fanno per nulla impazzire. Non penso di metterli nel mio team assolutamente. Però, chissà che non abbiano qualche cosa di interessante, come potrebbe essere la loro abilità, che a quanto pare è Water Compaction. L'abilità Water Compaction, a quanto vediamo dal trailer, permette al Pokémon di aumentare di molto la sua difesa quando viene colpito da una mossa di tipo acqua. Questo perché, come sapete, almeno per la mia interpretazione, quando bagniamo la sabbia questa diventa più dura. E la cosa è bella, questa cosa è bella e soprattutto può tornare utile per un competitive. Immaginatevi a mettere in campo questo Pokémon predictando una mossa di acqua e poi questa cosa qua diventa un tank assurdo. Potrebbe essere interessante, forse è l'unica cosa di questo Pokémon che apprezzo fino in fondo. E infine è stato rivelato anche Stufful, la pre-evoluzione di Beware. E caspita, speravo davvero che questa fosse fake. Ma comunque, un Pokémon che come la sua evoluzione non mi piace, abilità Fluffy e Clutch. La sua mossa, quella che viene vista nel trailer, sembrerebbe essere Nero Pulsar. Nero Pulsar anche perché è poco efficace su un Pancham, quindi potrebbe essere. Se impara Nero Pulsar, potrebbe essere già qualcosa di interessante perché, oddio, Nero Pulsar su un Pokémon di tipo normale lotta non si vede molto spesso. Ma comunque, tornando al Pokémon in sé per sé, mi fa abbastanza schifo. Già, è bruttino come Beware. E nulla, le news finiscono qua. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi. Lasciatemi un like se vi è piaciuto il video. Iscrivetevi al canale, passate dai social e noi ci becchiamo in un prossimo video.